oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico rispecchia il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. Non vediamo l'ora che arrivi il fischio d'inizio. Siamo ad Anfield, secondo la leggenda, quando il Liverpool attacca verso la curva Kop, i tifosi possono risucchiare la palla in rete. La partita è già cominciata. Che grande parata! È incredibile che ci sia arrivato. Sembrava un gol fatto. Ecco Roberto Firmino. Müller prova il filtrante. Kahn. Sterling. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Pallone lungo in verticale. Müller. Smalling. Era ben posizionato e intercettato il pallone. Verratti. Vuole la profondità. Cerca un compagno. Da lì può segnare. Occasione. Miracolo di Lloris. Ottima la parata del portiere. Non ha sbagliato nulla. Ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Spazzano. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Marco Verratti prova a giocarla in profondità. Marco Verratti prova la giocata nello spazio. Grande questa parata! Roberto Firmino. Bella rete di passaggi. Riceve il passaggio. Posizione irregolare però. Roberto Firmino cerca spazio. Se ne va. Passaggio in avanti. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Riceve un pallone interessante. Ottima giocata. C'è il dai e vai. Può andare in rete. C'è tiro. Salva Andanovic. Palla in out. Ci sarà rimessa laterale. Kahn. Ora Del Piero. Cerca il passaggio profondo. Arriva sulla palla e interrompe l'azione. Kahn. Prova il filtrante. Stavano subendo un contropiede insidioso, ma ci hanno messo una pezza. È davvero una bella serie di passaggi questa. Roberto Firmino. Beccato in offside dal guardaline. Bravo qui il guardalino, era offside. Ottima chiamata, era davvero difficile vederlo questo fuorigioco. Ottimo il fraseggio. Palla in avanti, verso il compagno. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Verratti. Azione fallosa e se ne avvede l'arbitro. L'arbitro gli fa capire che da qui in avanti non si faranno più sconti, alla prossima scorrettezza ci sarà il cartellino. Sterling. Prova a fare tutto da solo. Si libera la grande. Continua ad andare, palla al piede. Roberto Firmino la gioca sulla destra. Cambiasso. La gioca in profondità,
Marco Verratti. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Cerca un compagno. Embolo scatta verso il pallone. Ed ecco un'altra rimessa laterale. Palla Embolo. Non c'erano compagni a suggerire una soluzione diversa. Bell'intervento difensivo. La palla non è passata, poteva essere un'ottima occasione. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Prova la giocata nello spazio. Ultimo passaggio impreciso, poteva essere una buona opportunità. Ha cercato di sfondare per vie centrali, ma non ha avuto fortuna. Il mister sembra aver oliato i meccanismi difensivi alla perfezione. Müller, Wijnaldum. C'è un'opportunità. Kahn prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Cercano l'azione veloce. Non può sbagliare. Del Piero. E c'è il gol del Celtic. Un gol splendido di potenza e precisione. Io non voglio passare per quello che difende i portieri, Fabio, ma con i palloni di oggi a volte la palla prende dei giri assurdi ed è difficilissimo leggerne la traiettoria. E il risultato si sblocca, 1-0. Sono passati in vantaggio. Vediamo se e come cambierà il loro approccio alla partita. Wijnaldum. Samuel prevale, recupera palla. Prova a verticalizzare. Wijnaldum la mette in avanti. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Hanno già riconquistato palla. Prova il filtrante. Cerca lo spunto. Libera tempestivamente. Alessandro, scodella in avanti. Cerca l'uomo là davanti. Cambiasso, legge bene l'azione, blocca il pallone. Tenta Wijnaldum. Cerca spazio. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Lancio lungo del portiere. Smalling. Marco Verratti ha la possibilità di andare verso la porta. Gioca una palla lunga. Bella apertura. E passa Sterling. Attenzione, grande cuoco. Grande parata su una palla insidiosa. E qui falliscono la grande occasione. È andata esattamente come prima. Si propone spesso in avanti in cerca del gol. Vediamo se riusciranno a capitalizzare le occasioni che creano. Cambiasso riconquista la palla. Il Liverpool mantiene il possesso palla ma non riesce a creare un pericolo reale. Roberto Firmino. Müller non gli ha proprio dato il tempo di ragionare. Sterling. E arriva il fischio finale di questa prima frazione di gioco. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Tifosi e giocatori saranno certamente soddisfatti di questo punteggio. Ora hanno altri 45 minuti per difendere il vantaggio. 1-0 dopo i primi 45 minuti. E l'arbitro fischia all'inizio della seconda frazione di gioco. Il vantaggio di 1-0 non dà nessuna certezza. Devono dimenticarsi il gol e continuare a fare il loro gioco, come se fossero ancora sullo 0-0.
Buon lancio. Palla intercettata. Lungo passaggio in avanti. Bell'anticipo, pericolo sventato. C'è la palla lunga, in avanti. Prova Müller. Se ne va. Cerca il numero. Tocco preciso. Cambiasso. Prova la verticalizzazione. Kahn vuole la profondità. Passaggio a Smart. È un grande riflesso qui. Del va su rimbalzo. Supera la linea, gol! E questo gol dà loro ancora maggiore sicurezza. Aveva già capito dove sarebbe finito il pallone. Questo è quell'intuito che ti fa capire prima dove finirà il pallone. È una dote fondamentale in area di rigore. E si riparte da un netto 2-0. La partita ha sicuramente un padrone adesso. È chiaro che due gol di differenza... Fallo, calcio di punizione. Da lì potrebbe anche trovare la porta. Strootman! Alessandro. Wijnaldum. Bella serie di passaggi. È rimasto intrappolato nelle maglie della difesa e non è riuscito a mettersi in posizione per tirare in porta. Si libera alla grande. Trova il compagno e può provare. Un gol incredibile, pazzesco, straordinario. Ma come ha fatto? E per fare un gol così ci vuole un talento straordinario. Vantaggio di 3 reti e potrebbe anche essere il gol della sicurezza. Splendido pallonetto. Per come era messo con il corpo sembrava volesse calciare forte in porta. Invece ha sorpreso tutti, compreso il portiere. E con questo segna una doppietta. Davvero una grande partita. Si riparte dal 3-0. Müller. Bello questo duello. E il direttore di gara decreta un calcio di punizione. Cerca un compagno. Bella rete di passaggi. Samuel. Lungo passaggio in avanti. Müller. Kahn. La gioca in profondità. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Ottimo scambio. C'è l'opportunità per il contropiede. Prova il filtrante. Passaggio in avanti nello spazio. Ottima parata del portiere. È stato fantastico con questa parata. Al di là dell'esito finale, quest'azione è un esempio perfetto della loro capacità di aggredire gli spazi in contropiede. Il quarto uomo mostra il tabellone luminoso con i numeri di chi sale e di chi scende. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte. Va il tiro! Poteva essere il poker, il quarto gol. Sterling se ne va. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. E trova bene il occhio al tiro. Bella parata. Pallone lungo in verticale. Marco Verratti. Ecco Mandzukic. È davvero una bella serie di passaggi questa. Del Piero. E questo tentativo d'azione non va a buon fine. Gli avversari hanno fatto buona guardia e forse è mancata anche un po' di inventiva nei passaggi. Cerca spazio. Ottimo passaggio. Ci prova. Palo. Aveva spazio davanti alla porta. Grande occasione fallita. Chissà cosa gli passa ora per la testa. Errori come questi lasciano sempre il segno.
quanto pare ci sono dei cambi da entrambi i lati. Prova la giocata nello spazio. Riceve in ottima posizione. Opportunità di ripartire. Il Liverpool si riappropria del pallone e può reimpostare il gioco. Fallo netto, nessuna esitazione da parte del direttore di gara. Samuel prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. È in ottima posizione. Ecco il tiro. E c'è ancora un gol. E sembrano davvero non volersi fermare. Gli hanno lasciato un sacco di spazio, errore gravissimo, e infatti sono stati puniti. Gli hanno concesso troppo spazio e lui si è preso tutto il tempo per prendere la mira e buttarla dentro. Partita saldamente nelle loro mani. E passa. Prova il filtrante. Passaggio intercettato. Cerca un compagno. Miracolo di Lloris. Del Piero. Mahrez tenta la fondo sulla destra. Palla in Bolu, cerca spazio. C'è la palla filtrante. Intercetta il passaggio, pericolo. Questo è il tipo di difesa che scoraggerebbe anche il più esperto degli attaccanti. Non sta concedendo palle giocabili praticamente. Prova a passare con un pallone profondo. Il Liverpool fa fatica a mantenere il possesso della palla in questo momento. Can. Ecco un'occasione di contropiede. Del Piero vuole la profondità. Marco Verratti. Sospiro di sollievo sugli spalti e sono sicuro anche in panchina. Sono riusciti a fermare un'azione decisamente pericolosa. Ci prova. Palla dentro, c'è il gol. Non si fermano più. Gli avversari hanno il volto della disperazione. Se continua così, i tifosi torneranno a casa con un bel po' di anticipo quest'oggi. Uno spettacolo che non vorremmo vedere, ma il risultato è giusto. Risultato ormai assolutamente impossibile da ribaltare. Ecco Mahrez. Bernardo Silva. Cross in mezzo. Ottimo l'intervento che allontana. Si stanno accentrando troppo, così non troveranno mai spazio. Ottimo il fraseggio. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro. Feisa. Sterling. Grande prova di forza. Mahrez riceve la palla. Marco Verratti fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Palla in Bolu. Prova la giocata nello spazio. Bender si è fatto trovare pronto. Palla in avanti verso il compagno. Si libera la grande. Ecco il tiro. Can cerca l'uomo là davanti. Strootman. Ecco Roberto Firmino. Roberto Firmino. Mahrez. Occasione per il contropiede. È tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. Hanno dominato la partita in tutti e 90 i minuti, trovando spesso il gol e trovando anche spesso la difesa avversaria impreparata. Che partita ti è sembrata, Luca?
Hanno giocato bene, scegliendo di attaccare e sfondare soprattutto per vie centrali. E grazie alla qualità di questo gioco offensivo sono riusciti a ottenere una vittoria meritatissima. Siamo ai titoli di coda. Un doveroso ringraziamento a Luca Marchegiani. È sempre un piacere lavorare con te, Fabio.